Ad aprire l'edizione 2014 del Fossombrone Teatro Festival, Gaia De Laurentiis. In scena uno spettacolo che parla di donne. Come mai questa scelta? Ma intanto perché sono una donna. E poi perché, insomma, nella storia sono state donne molto fortunate che sono arrivate fino ad oggi per il loro talento, la loro forza, fortunate da questo punto di vista e molto molto frenate un po' per gli uomini, un po' per, insomma, il momento storico, e poi, insomma, dirla tutta anche perché noi oggi ancora, basta seguire la cronaca nera, e le donne ancora oggi subiscono parecchio. Molti dicono oggi c'è un ritorno alla violenza verso le donne, in realtà penso ci sia sempre stato, oggi si sa di più, semplicemente grazie ai mass media. Resta però completamente dimostrato che nella donna sono meno sviluppate che nell'uomo porzioni di cervello. È l'istinto a rendere la donna somigliante alle bestie. Beh, penserete che abbiamo aperto questa serata con un pezzo comico. E invece no, perché io ho appena citato Paul Julius Möbius, un noto psichiatra di fine Ottocento. Mio marito fa lo psichiatra. Qui chiederò asilo politico a Fossombrone. Il titolo, un nome senza cognome, parliamo di donne che un cognome l'hanno avuto, anche tristemente, per dar voce a quelle che invece avrebbero potuto dimostrare le loro capacità, ma non hanno potuto per via degli uomini. Mi dà sempre un po' fastidio questo uomini, donne, perché generalizza, è un dato di fatto. Ci teniamo anche a parlare del lato autoironico delle donne, che poi è segno di grande intelligenza, credo, saper ridere di sé e di grande sicurezza anche di se stessi. E come è cambiato il modo di raccontare le donne nel corso dei secoli? Oh, sono state raccontate in tutti i modi. Questo spettacolo parla proprio di come le donne di cui parleremo sono riuscite ad affermarsi contro tutto e contro tutti. E parliamo di forza di volontà, di forza legata al loro talento artistico, ma anche di forza fisica. Mi sono resa conto che ha una resistenza maggiore, ma che la donna ha una forza superiore anche fisica, ma basti pensare alla gravidanza, a come si affrontano le prove fisiche, le malattie, cioè io mi rendo conto che gli uomini accanto a me si stancano molto più facilmente, proprio dal punto di vista fisico, perché la mente poi sostiene il fisico. Però non vuole essere un inno alla donna, è un dar voce alle donne, però con un occhio molto affettuoso all'uomo, anche perché la vera parità si raggiunge quando non c'è più bisogno di fare l'uomo, quando non c'è più bisogno di aggredirlo, quando forse non ci sarà più bisogno di avere delle quote rosa, allora avremo raggiunto una parità. E un'ultima cosa, la donna che più l'ha colpita? Quella che amo di più in questo spettacolo è Ipazia, però io amo proprio l'antica Grecia, io ho fatto Lisistrata qualche anno fa e che ho amato moltissimo, era una società molto molto avanzata. Poi Ipazia fa una brutta fine anche lei, però insomma per certi versi molto più moderna di quello che è arrivato dopo, per cui senz'altro Ipazia. Grazie mille. Grazie. Grazie. E l'acqua? L'acqua nostra era la neve, sguaiata di fuoco, trento alle gavette, ma era un intruio, una brodaia greve. C'è stato un pozzo avanti alle casette, ma chi si illude di poterci bere, ci rimette la pelle, ci rimette. C'è un cecchino in agguato a mezza costa che fa secco chiunque ci sia.